L'aria nel pino a Foggia, odissea andata e ritorno, in viaggio verso Montaguto, pochi metri dal centro di Savignano, ci imbattiamo in un carico eccezionale, il trasporto di una pala eolica a Campo Reale. Allo stop si crea una mini colonna di veicoli, tra questi anche due automezzi diretti ai cantieri. Ma è sempre così qua? A quest'ora sì. Si crea caos. Sì, ma stanno facendo il lavoro delle pale eoliche, quindi è tutto a posto. Una mezz'ora e poi si passa tranquillo. Una volta che la faccio non bisogna dire niente. Lei dove sta andando? Voglio andare a Melfi. Da dove viene? Bravo. A posto. In questo caso l'attesa di pochi minuti al semaforo verde, il carico riparte scortato in tutta sicurezza, avverte l'autista che coordina il trasporto eccezionale. Quanti carichi eccezionali passano? Adesso ne passano altri due, totale siamo tre. Siamo tre, cerchiamo di fare il nostro meglio e ce la mettiamo tutta a livello di serietà, di sicurezza, tutto. Lei fa da scorta. Io faccio da scorta, sì. Da dove viene Io vengo dalla Calabria. Dalla Calabria dobbiamo lavorare, quindi questo è un lavoro che si deve fare con passione. Grazie. Sulla statale 90 si viaggia a singhiozzo, come ribadisce il sindaco di Montaguto, Marcello Zecchino. L'effetto rallenti provocato anche dalla frana che si è abbattuta sui binari della galleria Starza ad Ariano, spaccando l'Italia in due. Inevitabile che la mole del traffico sulla statale sia aumentata a dismisura, con ricadute significative sui tempi di percorrenza. Il moltiplicarsi con trasporti eccezionali che interrompono quotidianamente la fluidità e la percorribilità della strada statale 90 delle Puglie ha messo in ginocchio un'utenza veicolare, utenza di autolinee. Ma a preoccupare i sindaci del comprensorio che domani parteciperanno al comitato convocato in prefettura con forze dell'ordine ed enti, anche la questione sicurezza. Zecchino chiede alle istituzioni di spostare nelle ore notturne il trasporto dei carichi eccezionali e di disciplinare le concessioni ai cantieri. Non dimentichiamo, la strada statale 90 delle Puglie è l'unica strada di accesso alle aree interne in caso di un'emergenza di protezione civile. È una strada di penetrazione di importanza nazionale, strategica. Lo si è dimostrato più volte che quando c'è un'interruzione alla rete autostradale il traffico viene convogliato su questa arteria. Ditemi voi se domani ci fosse, malauguratamente, un'interruzione alla rete autostradale. Che cosa succederà, come crisi proprio nevralgica del territorio?